Buongiorno, ben arrivati o bentornati sul canale. È venerdì pomeriggio, sono felice che stia per iniziare il weekend, devo essere onesta. Mi sono un po' truccata, sono tornata dalla palestra, devo fare la tinta. Però mi sono truccata, ho detto vabbè, giriamo un video, mi sono anche messa un maglioncino nuovo che voglio far vedere. Insomma, ragazze, chiacchiere, vi faccio vedere qualche cosina che ho acquistato, ho ricevuto in regalo. E niente, ci facciamo due chiacchiere del venerdì, come ai vecchi tempi, le chiacchiere del venerdì o quando era, non mi ricordo, comunque ogni tanto facevo il video chiacchiere. Quindi, mandiamo la sigla e così vi faccio vedere cose che ho acquistato e cose che ho ricevuto in regalo, c'è stato il mio compleanno, insomma. E cose che ho in mente di cercare di comprare, una in particolare che sto cercando da un po', ma non riesco a trovare. Quindi, se avete qualsiasi consiglio, me lo linkate sotto nel caso. Ma adesso sigla, così iniziamo. Allora, innanzitutto che rossetto ho su? È un rossetto di un rossetto liquido di Wycon, una delle tinte che uso sempre da quando ho la mascherina, perché non mi va, come vedete, sulla mascherina, si asciuga, non mi lascia la labbra in carta pecorita e questo è un bellissimo colore per quanto riguarda l'autunno. Secondo me, ve lo lascio scritto qua il colore. Non mi ricordo esattamente come si chiami. Mi sfugge in questo momento, ma è uno di quelli che mi piacciono di più. Veniamo invece subito agli acquisti. Allora, innanzitutto, che cosa indosso? Perché questo è uno dei miei colori preferiti, sta benissimo appunto con il rossetto, e l'ho ordinato da YesStyle, che è un sito dove sapete che compro tantissima skincare coreana, ma anche qualcosina di abbigliamento, la infilo negli ordini magari che mi arrivano di skincare. Collaboro con loro, ma acquisto anche. Quando acquistate, in pratica, mettete via dei punti che poi vi servono come sconto. Questa volta avevo uno sconto cospicuo, peraltro, insomma, ho preso delle cose. Ve lo faccio vedere. Allora, questo l'avevo già preso 2 anni fa in color senape e mi piace talmente tanto perché è un maglioncione bello grosso che l'ho riordinato. Questa volta però cosa hanno fatto? Vedete che c'è il segno, vabbè, questo basta lavarlo ovviamente. Hanno praticamente risvoltato la manica, quindi era così con la manica risvoltata, per cui ha l'ultima parte, come vedete, cucita al contrario, proprio perché così quando risvolti qua non si vede la cucitura. Io lo smonterò e lo cucirò di nuovo al dritto perché mi piace portato invece così. Poi vabbè, una volta che non l'ho lavato, quindi una volta che lo laverò, sparirà, diciamo, la piega che aveva, avendo la piega della manica. Insomma, la faccio breve. Mi piace portarlo in questo modo, ragazze. Mi stavo ammazzando. Vi faccio vedere. Mi piace portarlo con questa cintura. Non so se si vede. Mi inclino un attimino la fotocamera, ecco, non so se si vede, vedete, lo metto così con questa cintura e mi piace portato un po' così, tipo giacca, magari anche con la spalla, vedete, un po' scesa, con dei pantaloni tipo di pelle, magari una canotta, adesso ne ho una che è anche un po' vecchia, ve lo volevo far vedere, però delle belle canotte o reggiseni un po' di pizzo così, e mi piace il contrasto tra la maglia un bel po' grossa così, che casca sulle spalle, vita strizzata, in modo da poter portare anche un maglioncione grosso che tenga veramente caldo, quindi ovviamente con una bella sciarpone o un cappotto, e metterlo insomma anche la sera, ma stare ben calda. Ovviamente, aspettate che ritiro su. Eccomi, ovviamente c'è anche l'opzione che mi piace, ho provato ed è molto carina, di una maglia accollata. Ieri, per esempio, ce l'avevo con una maglia accollata e sta molto molto bene. Il colore è meraviglioso, è quel rosso sangria, rosso vino che mi piace tantissimo. Ha il collo fatto così, insomma, lo trovo molto sexy nel suo avere questa trama grossa. L'unica cosa appunto è che hanno cucito appunto queste maniche col risvolto, mentre non l'avevo visto perché l'altra volta che l'ho preso il color senape non era così, e quindi vedete qua l'hanno cucita al contrario, perché quando lo girate così qua non si vedesse insomma la cucitura. Però basta veramente scucirlo e risvoltarlo, dare 2 punti all'interno, e poi questo vabbè andrà lavato perché ovviamente aveva il segno di come era stato
tenuto girato, ma è molto carino. L'ho preso anche in previsione di indossarlo con una minigonna che cercavo, e quando l'ho visto che YesStyle ce l'aveva ho detto perfetta. La minigonna è questa, in stile college a pieghe. Peraltro ragazze, io l'avevo questa minigonna scozzese, il classico tartan scozzese, quello rosso che va tantissimo, anni fa a pieghe, e l'ho data via. Ma perché l'ho data via? Che mi piace tantissimo, non lo so, quando la ritrovo la ricompro anche scozzese. Questa comunque è veramente deliziosa e ha, come vedete, il check qua nel bordeaux, quindi secondo me messa sotto proprio questa, così con la cinturina in vita e la minigonna che spunta sotto, la trovo bellissima, come anche con un semplice maglione a collo alto nero, eh. Ovviamente anche col maglione a collo alto nero ci sta perfettamente, quindi va benissimo. E poi, altra cosa che ho preso, un cardigan che quando mi è arrivato e l'ho visto ho detto questo non mi piacerà molto, invece ragazze è stupendo. Ovviamente di tutto vi lascio il link in info box, perché so che tante di voi ordinano skincare da YesStyle, quindi laddove voleste aggiungere magari queste cosine di abbigliamento, perché no? Ed è questo, è un cardigan beige. Io adoro questi cardigan super grossi e caldi, ma mi piace sempre bilanciare col sotto striminzito, cioè se metto un cardiganone sopra, il sotto deve essere slim fit, quindi che so, con questo cardiganone o la minigonna o comunque i leggings sotto, non ci metterei mai un jeans largo, perché largo sopra, largo sotto non mi piace. Se metto il largo sotto, metterò lo stretto sopra e viceversa, sempre così per bilanciare. E questo è veramente bellissimo ragazzi, addosso sta veramente bene, perché ha questa manica, lo vedete, fatta così con lo sbuffettone, e anche sotto è sbuffato così, ma sta benissimo con i pantaloni beige di pelle, è meraviglioso. Peraltro li voglio ricomprare i leggings marroni di pelle, quindi li ordinerò senz'altro al prossimo ordine che farò, non so dove, o online o da Calzedonia, insomma appena li trovo li tiro su. Bello bello anche questo, mi piace veramente 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 tanto. Guardate che belli i bottoni così, ma poi è bellissimo di materiale, cioè non lo so, addosso è stupendo, un over molto bello, è bello anche così, guardate che bello, con un maglioncino sotto magari semplicemente nero, perché è difficile trovare il color panna uguale, sarebbe bello se avesse il coordinato, ma per me devono essere identici, oppure con un maglioncino borgogna, maglioncino borgogna, gonna e questo sopra, stupendo. E questi sono gli acquisti che ho fatto da YesStyle. Poi non so se ve li ho già fatte vedere, mi sono comperata un paio di ennesime décolleté da Anna al mercato, Anna Leuce 75, nel caso appunto vi lascio in info box insieme a questi link anche il link dell'Instagram di Anna. So che tante di voi sono andate a trovarla al mercato, vi lascio anche la lista dei mercati che fa a Milano, ma vende anche online, nel senso che se voi la contattate su Instagram poi lei ve le spedisce. Lei ha campionari, stock di negozi o comunque outlet di certi scarpe a solo determinate misure, di certe altre, certe altre, non per forza tutte piccole, perché per esempio io molte volte le chiedo delle scarpe che mi piacciono, mi dice di queste sono misure grandi, dipende, dovete contattarla. Quelle che ho preso sono di Steve Madden, quanto sono belle, che ve lo dico a fare, hanno tutte le borchiette, ovviamente vi deve piacere il genere un po' rock and roll, però per esempio io adoro, sempre tornando alla gonna scozzese, l'abbinata un po' ragazza per bene college con le borchie, la trovo bellissimo. Steve Madden è incomprensibilmente mega comoda come calzata, sarà che hanno azzeccato bene la diciamo la inclinazione tra tacco e zona insomma in cui poggia il piede, ma per essere un tacco così alto è comodissimo. Quindi tutte le volte che lei ha delle Steve Madden che mi piacciono sono abbastanza tranquilla e serena per andarle a prendere. Poi
ragazze, vi faccio vedere delle scarpe che mi sono regalata. Ora va bene il tacco alto, ma voi lo sapete, io muoio per le scarpe da ginnastica e soprattutto le Nike sono la mia passione. Quindi vedrete ben tre paia di Nike che ho preso. Certe appunto le uso per uscire, altre per la palestra o anche per i viaggi. Queste le ho portate nello specifico a Praga. E se state cercando delle scarpe con cui fare viaggi, camminate, passeggiate in città e camminare veramente su un letto di piume, questa è la scarpa che fa per voi. L'ho presa da Zalando, se non sto sbagliando, però voi digitate il modello e vedete dove la trovate che costa meno, perché io da Zalando l'ho presa che c'era una promo e l'ho pagata meno di quanto l'ho vista nei giorni scorsi. L'ho pagata sui 108, però l'ho vista anche che avevano una promo in un negozio a 69, ma c'erano pochissimi numeri. Insomma, dovete cercarla. È la Jordan MA2. C'è in vari colori, io la volevo assolutamente, proprio assolutamente bianca e nera. Questa ha anche i riporti rossi, il che non mi dispiace, e la scarpa è questa. L'ho portata a Praga, ci ho camminato, praticamente non ho cambiato scarpe, avevo portato anche degli anfibi da mettere la sera, magari quando si tornava in albergo, per cambiare scarpa, perché a volte il piede, nonostante sia comodo, ha bisogno, dopo tante ore di cammino, di cambiare scarpa, perché comunque magari il ristorante lo sceglievamo più vicino all'albergo. Ho messo dei vestitini e mi piaceva di più mettere gli anfibi la sera con un vestitino un po' così sportivo, cioè casual, non vestitini super eleganti, però li ho messi giusto una volta, le altre volte effettivamente ho tenuto ai piedi le MA2. Sono bellissime, guardate anche il particolare che hanno qua nella linguetta, non so se lo vedete, ecco, hanno questa specie di cosa qua. Sul piede sono veramente bellissime, ammortizzatissime, niente, le ricomprerei altre milioni di volte. Il plantare è proprio fatto, vedete com'è fatto, stracomodo. E niente, mi ha accompagnato durante appunto il viaggio a Praga. Adesso abbiamo qualche altro viaggio in programma, sicuramente a gennaio un altro fuori dall'Italia, e mentre a dicembre viaggiamo ancora, ma rimarremo in Italia. Ormai ci siamo dati ai viaggi, da quando io poi non ho più paura dell'aereo. Sì, cioè non è che non ho più paura, ho dei momenti di paura, però per anni ho avuto proprio un blocco, ragazze, io non riuscivo assolutamente a prendere l'aereo, quindi è stato un bene superarlo, perché i viaggi non hanno prezzo a livello emozionale come regalo, ecco, il regalo del mio compleanno fondamentalmente, che volevo tantissimo, era festeggiarlo in qualche città, appunto qualche capitale europea. Abbiamo scelto Praga, la scelta non poteva essere più azzeccata, una città romantica, non c'era ancora particolarmente freddo. Con il giubbotto, insomma, il cappellino, la sciarpa si stava bene, non si soffriva in giro, anzi, ci sono stati dei momenti in cui li abbiamo anche levati. Insomma, siamo stati benissimi, benissimo. Chiudo parentesi su Praga, ve la straconsiglio. Poi passiamo di palo in frasca, perché vi faccio vedere una borsa. La borsa è una Furla. È uno dei regali di Christopher per il compleanno, il mio compagno, e l'avevo vista in negozio, quindi lui è andato a colpo sicuro, sapeva che mi piacesse veramente tantissimo, e quindi insomma me l'ha presa. Ed è un secchiellino che da una parte ha appunto la scritta Furla in metallo dorato e dall'altra ha il logo, diciamo, in pelle, la sua, come si dice, tracollina, e poi è chiuso a mo' di secchiello. È la misura perfetta per le borse che uso io attualmente. Ho un sacco di borse enormi, perché un tempo ero fissata con le borse enormi, non le uso mai e prediligo le borse assolutamente così, di dimensione medio piccola. Ci sta tutto quello che ci deve stare. Ho sempre con me un piccolo biutino, dove tengo spazzolino, dentifricio, burro cacao, e magari delle cose d'emergenza, tipo un OB, una
assorbente, il gel per lavare le mani, queste cose così. E poi tengo un piccolo portafoglietto, ho cambiato completamente scuola di pensiero da quando ho fatto la carta d'identità elettronica, quindi un piccolo portafogliettino, ragazze, chiavi di casa, e se porto dietro il rossetto, salviette e fazzolettini. Ci sta veramente tutto strabene. Anche a Praga avevo una borsa poco più grande di questa, diciamo una tracolla rettangolare, ma contate che mi volevo portare dietro la guida, il cavalletto per farci le foto, il cappellino, i guanti, l'ombrellino pieghevole, insomma qualcosina in più senz'altro in borsa durante un viaggio è necessaria. Va bene, questa quindi è la borsettina. Sono mega super iper felice perché è esattamente quello che desideravo. La pelle è tipo pelle saffiano, quindi comunque una pelle martellata, e niente, adoro. Vi faccio vedere invece l'altro regalo che mi ha fatto due regali. Io ero convinta che si trattasse di un paio di pantofole e invece sono le sue scarpe preferite. Lui praticamente usa solo queste scarpe, o quasi, però ho sbagliato scatola, queste sono quelle che mi sono comprata io, vado a prendere. Eccola qua, e si tratta appunto delle blazer di Nike, che sono le sue scarpe preferite, così ce le abbiamo uguali. Peraltro dovete sapere che lui si è preso uguali alle mie, le MA2, perché sono unisex, le fanno anche da uomo, e quindi abbiamo sia le blazer che le Jordan MA2, quelle che vi ho fatto vedere prima, identiche. Andremo in giro come due scemi di 15 anni, va bene. Queste comunque sono le sue scarpe preferite, mi ha preso la misura kids, perché ho preso il 4,5, diciamo, che sarebbe un 36 e mezzo. Sì, un 36 e mezzo, ed eccole qua, niente, le amo, le adoro, sono bellissime, sono tutte appunto in pelle con lo swoosh nero, niente, una scarpa super semplice, ma secondo me bellissima, sia con gli abitini che con gli skinny o i pantaloni di pelle, cioè le amo tantissimo, le adoro. Altre paio di scarpe, queste qua invece è sempre un mio regalo, quindi io praticamente mi sono regalata due paia di scarpe. Mi sono comperata le Jordan, anzi ragazzi vi devo dire una bugia, ho anche come regalo degli UGG che sono rimasti però a casa sua, perché li ho presi in un negozio della sua città, insomma sono rimasti là, ho preso gli UGG, quelli bassi marroncini ma con la scritta UGG intorno fucsia, così giusto per rimanere morigerata. Invece qua mi sono regalata finalmente delle scarpe che desideravo da tanto, ambitissime e anche difficili da trovare, ma lo sanno tutte quelle che vogliono prendere insomma delle Jordan, le Jordan 1. Ho preso le Jordan 1 in colorazione rosso, bianca e grigia. Le avevo già viste online ed ero molto indecisa perché costano care, sono scarpe che insomma dipende da dove le trovate, siccome ne rilascia veramente poche Nike, ci sono quelli che fanno reselling, quindi che le comprano per poi rivenderle e poi le vendono a prezzi spropositati. Le altre Jordan che io ho preso sul sito Nike a 99, quando sono stata a Napoli in vari negozi del centro ma anche a Praga, le ho viste arrivare fino a 400 euro, e anche queste a Praga costavano sui 300, mentre sul sito Nike, sono stata lì a curarmi un po' alla pagina, sono riuscita a prenderle a 169, che è tantissimo secondo me, però vabbè, me le sono regalata per il compleanno, e sono le Jordan appunto 1 di questo colore, che niente, cioè uno dei miei colori in assoluto preferiti, hanno lo swoosh in spugna, vedete, questo qua è tipo spugna, non so se si vede. Invece il riporto qua è un grigio chiaro, non è bianco, è diverso da questo, questo è bianco, questo è un grigio chiaro, o comunque sì, un grigio chiaro, è lo stesso colore anche della linguetta. Niente, sono innamorata, completamente innamorata di queste scarpe, non vedo l'ora di provarle, e adesso praticamente come acquisti sto cercando dei leggings in pelle rossa, ho visto che li ha forse sia Bershka che Pull&Bear, Pull&Bear dovrebbe essere,
sbaglio sempre praticamente, credo di dire maglioni e birra. Come molte persone alla fine. E poi dei leggings sempre in ecopelle, possibilmente termici, quindi che dentro abbiano il tessutino comodo, insomma, felpatino, marroni, quindi color caramello, qualcosa del genere, perché li ho in vernice, proprio li vorrei appunto color caramello. E poi volevo cercare un bel dolce vita nero, bello pesantino ma un po' crop, appunto da mettere un po' con tutto. E basta, dopodiché credo di aver terminato, anche se butterò, ragazzi, un occhio. Ah no, ecco, quella cosa che vi volevo dire prima. Butterò un occhio al cappotto, perché l'avevo preso l'anno scorso, ma alla fine mi ero accontentata di un acquisto online, non è un'ottima qualità. Se troverò il mio cappotto dei sogni nero col collo a scialle, abbastanza avvitato, con la cintura in vita lungo oltre il ginocchio, quindi un cappotto lungo, e col collo a scialle, quindi col collo come questo, senza insomma il disegno classico della giacca, non mi piace, non voglio il cappotto così, lo voglio col collo a scialle che si incroci possibilmente, nero di panno e di buona qualità. Se lo troverò, venderò appunto, o mi disferò insomma di quello che ho adesso, che non è di altissima qualità, e prenderò appunto il cappotto. La cosa che sto cercando è una borsa sempre di dimensioni medio piccole, non importa la forma, sono pronta, diciamo, a valutare varie forme. Ne ho vista una molto carina di pollini, ma non mi convince tantissimo, perché è una forma molto molto classica, una specie di bustina fettosa così con la catenella, ma è carina. La cosa che deve avere è che deve avere l'hardware argento, ragazze, perché tutte le borse, che peraltro sono anche quelle che per carità io preferisco, hanno l'hardware oro. Però io ho bisogno di una borsa con l'hardware argento, perché quando metto il chiodo, quando metto delle cose insomma che hanno dei riporti di metalleria argento, non mi piace per niente mettere le borse che hanno una metalleria diversa. Quindi se ne vedete qualcuna, non voglio spendere più di 200 euro. Ok, quindi una bella borsa di qualità, assolutamente ben fatta, che mi rimanga nel tempo, che sia insomma un bel regalo da farmi, però non più di 200 euro, quindi no a tutte le Gucci, Vuitton, eccetera, perché non me le posso comprare in questo momento, non è il momento, devo finire di pagare l'Invisalign, peraltro. E per esempio, se uso queste scarpe, che non so se voi lo vedete, il metallo è brunito, peraltro devo staccare loro l'etichetta che c'è sotto da campionario appunto, e se metto queste scarpe che hanno l'hardware in metallo brunito, per esempio, non mi piace che siano abbinarle col dorato. Ecco, questa abbinata non mi piace proprio perché cozza. Secondo me è bella una borsa che abbia o il metallo brunito, che va bene comunque, o comunque il metallo argento, quindi qualcosa di freddo, mentre l'oro è caldo. Detto questo, ho terminato, se non che, ragazze, vi devo far vedere, ma non vorrei far durare troppo il video, un regalo che mi è arrivato da Charlotte Tilbury, che per il mio compleanno appunto mi ha fatto il regalone di mandarmi questa box colma di prodotti. C'è la batteria da cambiare. Diceva appunto, mi ha fatto questa box colma di prodotti, però vi volevo fare un video, se siete d'accordo, di make up. Insomma, vedere come funziona, come performa il make-up di Charlotte Tilbury, ma non credo che abbiamo molti dubbi, io mi trovo molto bene, però ci sono cose che non ho avuto ancora modo di provare, e quindi fatemi sapere se può essere una cosa carina fare direttamente appunto un video di applicazione, magari partendo anche dalla skincare, perché appunto c'è per esempio il contorno occhi, l'Eye Rescue, però io anche avevo ricevuto già dal press day il siero al collagene, ho la crema viso, il contorno occhi, quindi potremo partire, e ho anche il primer.
Quindi potremmo proprio partire dalla skincare viso e fare una full face tutta appunto con prodotti di Charlotte Tilbury, e quindi farvi vedere anche lo spacchettamento. Per il momento quindi io vi saluto, appena porterò a casa gli UGG ve li farò vedere, anche perché credo che andrò a prenderne un secondo paio, ragazze, perché li uso tantissimo e i miei neri vecchi sono praticamente andati, devo assolutamente cambiarli, per cui andrò a prendere credo anche quelli. Basta, detto questo io vi ringrazio e spero di avervi tenuto compagnia. Vorrei girare un altro video dove vi faccio vedere invece tutte le scarpe, la collezione di scarpe che è stra richiesta, quasi quanto le pellicette quest'anno, e poi girerò anche il video delle pellicette, lo giuro, parola di lupetto quest'anno, però vi faccio appunto vedere tutte le scarpe, penso che lo girerò a seguire rispetto a questo, non so quando lo caricherò, non so in quale ordine, laddove io l'avessi già pubblicato lo trovate qua nelle schede finali, ve lo metto appunto a fine video, se no insomma state all'occhio perché lo trovate nei prossimi caricamenti. E quindi se vi fa piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella proprio per avere le notifiche dei video che caricherò, e se questo video vi ha tenuto compagnia, vi ha fatto piacere vederlo, lasciatemi un like anche a questo video. Ci vediamo appunto con i prossimi contenuti, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!